Ho avuto modo di provare lo stabilizzatore Gimbal ISTD-X di casa OEM. Se siete interessati, il link di Amazon è in descrizione. Per prima cosa, procediamo all'unboxing. La scatola si presenta in questo modo qui. All'interno della scatola troviamo il gimbal, che per poterlo utilizzare dovremmo sistemarlo in questo modo. Per prima cosa facendo girare la rotellina, dopodiché alzando il braccio e nuovamente bloccarlo di nuovo dalla rotellina. Dopodiché bisognerà sbloccarlo anche alla base, in modo da poterlo utilizzare. Poi, sempre all'interno della scatola, troviamo il treppiede, che andrà avvitato alla base del gimbal. Il cavo di ricarica USB di tipo C. Il sacchettino per poter mettere dentro il gimbal e portarselo in giro senza rovinarlo. Ed infine, lo spago per il polso. Ora agganciamo il telefono alla morsa prima di accendere il gimbal. Una volta agganciato possiamo accenderlo con il pulsante e quindi dovremo collegarlo al nostro telefono tramite Bluetooth. Dallo store si può scaricare l'applicazione di OEM in modo da poter utilizzare il nostro gimbal al meglio. Già dal primo utilizzo risulta molto stabile e quindi questo è un punto a favore. Passiamo ora alle funzioni. Il tasto di accensione, se premuto, farà girare il nostro smartphone da orizzontale a verticale e viceversa. Tra le impostazioni dell'applicazione troviamo anche diverse funzioni, tra cui le modalità di lavoro, la risposta del motore e anche l'utilizzo del joystick. Questo fa in modo che ogni persona possa utilizzare il gimbal come più gli è comodo. Non è difficile utilizzarle e capire come funzionano, basta giocarci un pochino. Una cosa che mi è piaciuta è il fatto che si possa decidere che filtro utilizzare durante la registrazione o durante lo scatto delle foto. Ricordo inoltre l'utilizzo del timelapse e dello slow motion, anch'essi molto utili. Un'altra funzione molto interessante è la possibilità di scegliere le funzioni che il gimbal effettuerà al posto nostro. Una delle funzioni del joystick è proprio muoverlo a destra, a sinistra, in alto e basso, come preferiamo noi. E con un doppio clic sul tasto di accensione, il gimbal si riposizionerà centrale. Di parte a sinistra abbiamo la levetta per poter zoomare durante le riprese. Con un doppio clic sul tasto di registrazione si potrà passare da foto a video e viceversa. Sempre tra le impostazioni troviamo la funzione per il joystick. Oltre alla funzione normale che abbiamo già visto, questo ci permetterà di far ruotare anche il telefono durante le registrazioni. Cliccando 5 volte di fila il tasto di accensione, il gimbal farà l'autocalibrazione. Un'altra cosa molto interessante sono i tutorial all'interno dell'applicazione. Ora invece passiamo all'utilizzo esterno. Utilizzarlo all'esterno è stato molto semplice dopo aver capito come funzionava il gimbal. Ho voluto riprendermi con un'altra fotocamera proprio per farvi vedere che stavo utilizzando il gimbal. E devo dire che veramente mi è piaciuto tantissimo. C'è la possibilità di cambiare il filtro anche durante le registrazioni video. Le riprese sono veramente molto stabili, ad esempio anche mentre stavo correndo sul molo. Personalmente sono stato molto compiaciuto della sua stabilità. Una delle funzioni più importanti è quella del tracking del viso. Il gimbal, tramite l'applicazione, è in grado di riconoscere i volti e quindi di seguirli.